Lana e nastro isolante. È quasi Pasqua e voglio darvi un'idea per decorare la tavola. Prendo 25 cm di filo del giallo più chiaro, li potete fare di tutti i colori. Però io ho pensato pulcini, Pasqua. Sto usando un avanzo di lana ovviamente abbastanza grossa, quindi non avrò bisogno di fare tanti giri. Se la lana è più sottile ne dovrete fare un po' di più. Girate, girate. Sono dei pulcini che potete fare anche con i bambini perché sono facili e molto molto carini. Bene. Taglio. È abbastanza spesso, come se fosse una, diciamo, una corda con un diametro di 1 cm. Insomma, li potete fare anche più spessi volendo. E tagliate. E tagliate anche la fine. Quindi i fili sono aperti sia di qua che di là. Ricominciate, sempre 25 cm. E anche qui taglio le punte. Barba e capelli. Adesso con un altro colore, io ho scelto un giallo più scuro, ma può essere un blu, può essere un verde, può essere qualsiasi altro colore, misuro 30 cm e faccio la stessa cosa. Poi è finita. Poi assemblo. Quindi sono due dello stesso colore e il colore diverso invece è leggermente più lungo. Ok. Tagliato anche questo, adesso ho i miei 3 mucchietti di lana. Allora prendo quelli chiari, questo lo metto da parte e li metto uno sopra l'altro a croce, in questo modo qua. Poi piego questo sotto sulla metà di uno e sulla metà dell'altro e adesso fermo con un nastrino, cioè un pezzettino di lana, sia da una parte che dall'altra. Cerco di farlo abbastanza vicino, non troppo, ma insomma abbastanza vicino al punto in cui i due pezzi di lana si incontrano, perché questa sarà poi la testa dell'uccellino. Lo faccio da una parte e lo faccio anche dall'altra. E adesso sistemo un pochino, perché questa sarà la faccia dell'uccellino. Sistemo un pochino, gli faccio un po' così di capelli. Prendo il colore diverso e lo metto anche di nuovo a metà, come a metà tra i due, così, e chiudo il colore chiaro su quello più scuro. Queste sono le ali, ok? Chiaro su scuro e adesso chiudo anche lo scuro sul chiaro e fisso tutto con un pezzettino di lana. Qua se volete appunto potete un po' giocare con la testa, con le ali, farle più gonfie, meno gonfie, pettinarle, portarle dal parrucchiere. Poi blocco tutto con un filo di lana scura e taglio un altro pezzettino di capelli. Il becco lo faccio con il nastro isolante. Io avevo il nastro isolante, ce l'avevo lì e quindi è stato un tutt'uno, però in realtà potete farlo anche di cartoncino, di insomma di qualsiasi cosa. Prendo un pezzettino di nastro isolante, lo piego a metà, lo incollo bene, lo taglio a forma di triangolo, che è la forma del becco, e lo incollo all'uccellino con un punto di colla a caldo. C'è proprio il posticino, c'è un buchino, lo metto qua. Come fare? Buona Pasqua!